infatti per fare le bamboline di foglia di Gran Turco servono pochissimi materiali. Questo che abbiamo detto è? Gran Turco. Foglia di Gran Turco, esatto, che vedete noi abbiamo messo poco fa a bagno, perché così diventa bella morbida e flessibile e non si rompe, perché altrimenti la foglia così secca si rovina, si frantuma. Allora, poi ci serve del nastrino, esatto, del cordino, oh, perfetto, e delle forbicine. A iniziare il lavoro con 6 foglioline, come adesso ve ne prendo fuori solo una, ecco, tipo questa, ok? Che cos'è questa? Non so, lana. È la barba della barba e della pannocchia, esatto, il Gran Turco. Adesso non ho una pannocchia intera, però alla fine ha questi filetti che sembrano proprio dei capelli, sempre canapa. Lavorata in modi diversi, sembrano ciocchi di capelli, esatto. Dovete prendere ognuno di voi, uno alla volta, a parte la Nicole, con 6 foglie, un po' tutte uguali, esatto, di Gran Turco. Intanto vi chiedo, secondo voi, bimbi, perché si facevano le bamboline da soli e non le andavano a comprare? Perché non c'erano. C'erano, ma magari non c'erano. Non c'erano soldi, esatto, i bimbi contadini non avevano tanti soldi e quindi per giocare i giochi se li facevano da soli. Le mettete tutte nella stessa direzione, ovvero con la punta in basso, ok? Perfetto. E cercate magari con la forbicina di tagliare un po' questa parte, vedete, in modo che siano un po' tutte pari. Ecco, esatto, proprio quelle parti lì che hanno quelle irregolarità le tagliamo, perché vogliamo che siano belle dritte. Con il cordino faccio un nodo non troppo in basso, tipo, vedete quanto spazio, adesso lo leggo bene, vedete, lasciamo uno spazzettino così. Questa diventa la testa, quindi non dobbiamo fargli una testa gigantesca. Con delicatezza dovete portare le foglie dal basso verso l'alto, esatto. State attenti. Adesso con un nastrino fate come il collo, vedete? Lo legate all'altezza che volete voi della dimensione della faccia. La tenete, esatto, con la punta in giù, l'altra la mettete con la punta in su, così. E potete fare questa operazione voi che riuscite sul tavolo. Quindi cosa facciamo? Arrotoliamo su se stessa le foglie, stringendo per bene, vedete, arrotoliamo come se fosse uno strudel, non so come dire, vediamo. Così dopo in questo spazio noi andiamo a incastrare le braccette. Fate tanti bei giri con il nastrino sotto le braccia. Potete anche piegarle, mettere sui fianchi, vedete come sono le bamboline queste qui? Le potete piegare in questo modo. Se volete fare ad esempio il grembiule, vedete che la foglia ha già un po' la forma del grembiule. Tagliare un po' la base e renderla uniforme, in questo modo qua. Quando si asciuga bene, col pennarello potete fare gli occhietti, le sopracciglia. Fai la foto anche tu? Fantastico. È più soddisfacente anche giocare con un gioco fatto da noi, con cose che si trovano facilmente anche in natura, proprio come facevano i contadini di una volta.